Tema: la mia vacanza quest'estate. La mia vacanza quest'estate è stata in California con mio amico Pietro, o Peter, o Broshi, o è bello beh. E ci stavano un sacco di cose belle da vedere. Abbiamo preso l'aereo, che ogni tanto mi cacavo sotto, ma abbiamo visto gli iceberg e siamo arrivati a San Francisco. Lì ci stavano il mare, l'isola con la prigione di Clint Eastwood, che ora non mi ricordo il nome, le macchine della polizia, il tram di merda che ti abbotti le palle ad aspettare, le macchine giganti, tante salite, tante discese e tanto vento che ti si grippava in ginocchia. Ma abbiamo visto i leoni marini, un sottomarino e tante altre belle cose che mo non me le ricordo tutte perché le abbiamo viste assai proprio e la sera ci avevo i piedi scattati. Poi abbiamo andato in macchina e le strade erano lunghe fino a un bel paesino, Groveland, dove pure il cesso gli era bello proprio, una bomboniera da incorniciare. E qui ci stavano gli alberi, i massi, gli alberi enormi coi buchi pure. Tanto panorama da fare le foto a raffica proprio. Pietro si è pure infilato in un albero. Poi ci siamo fatti un giro in Death Valley e c'era un caldo che io mi dovevo mettere le mani davanti al naso per quanto faceva brutto. Abbiamo camminato prima nel deserto di sabbia, che sembrava come di stare al mare ma senza l'acqua, e poi in quello di sale, la depressione più profonda del pianeta. Nel senso che eravamo 80 metri sotto il livello del mare e ci è piaciuto tanto. Poi ci siamo andati in quella schifezza di Las Vegas, dove fanno tanti monumenti a copio di quelli veri, ma ci sta un caldo e tanta gente che mi veniva da sclerare. Una cosa bella che abbiamo vista è stato il Grand Canyon, il tramonto con i suoi colori, le vedute, la gente che si fa le foto a capocchia vicino al bordo che pensa che mo devono cadere. Pure Pietro si faceva le foto tipo bimbo minchia sul bordo e io mi spaventavo perché pare come se stava per cadere a basso. Il Grand Canyon è lungo un sacco di chilometri e largo altrettanto. Io mi abbioccavo a vedere gli uccelli che volavano sul burrone, una cosa micidiale. Poi abbiamo continuato in macchina per tanti chilometri di strada dritta, che poi guida e ci veniva fame e ci siamo mangiati carne essiccata come le merendine. Allora ci siamo fermati a Palm Springs, dove abbiamo visto gli aerei, un sacco di cose fichissime e abbiamo visto pure dentro un B-17, un aereo da bombardamento enorme dalla punta alla fine. Guida e siamo arrivati fino a Hollywood. Lì ci stava la scritta, un sacco di negozi, poi siamo andati pure a un parco di divertimenti della Sony o della Universal, non mi ricordo bene, e uno si è pure appicciato. Ci hanno fatto vedere come si fanno i cartoni, i suoni e come si tagliano per finta nei film. Al di là delle cacate, è stato veramente un bella esperienza. Abbiamo guidato per tanti chilometri che alla fine avevo il culo appiattito, ma va bene così. Fine.